Di arrivare al premio, a proposito sempre del centrodestra, una nota è arrivata dei tre senatori di Cambiamo del partito di Toti, che sono Berutti, Paolo Romani e Gaetano Quagliariello. Si sono chiamati al di fuori di un patto per il Conte Ter, sono stati spesso tirati per la giacchetta, evocati in questo periodo. Confermano. Quindi centrodestra unito e compatto, andiamo al voto. Come ci aveva scritto Quagliariello peraltro su Twitter durante la diretta di qualche giorno fa. Il premio quasi tutti insieme, quasi appassionatamente. Più o meno, diciamo. Che potrebbe starci. I candidati Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dimissioni Conte, l'hashtag che è in tendenza da questa mattina, elezioni subito, giochi di palazzo, inciuci e instabilità. Poi vi faccio vedere Matteo Salvini, che si fa un selfie per l'arrivo a Roma. Buongiorno amici, in partenza per Roma, in attesa che qualcuno prepari i bagagli. Immaginiamo chi sia il qualcuno, perché viene specificato dopo. Dimissioni Conte. Chiudiamo con Forza Italia e Silvio Berlusconi, che ha una posizione diversa. Diversamente simile, anzi. Le strade possibili sono soltanto due: un governo che rappresenti veramente l'unità del paese, oppure restituire la parola agli italiani. Allora, non ti faccio dare il premio, Peter, però ti chiedo quanti centrodestre esistono e insomma se alla fine restano insieme, quanto la posizione di Berlusconi e di Forza Italia preoccupa la Meloni e Salvini. Loro continuano a fare riunioni su riunioni e tutti noi, gli osservatori più bravi di noi, dicono che le fanno più che altro per controllarsi uno con l'altro. Io ho sentito prima un esponente di Forza Italia che ipotizzava anche che si andassero alle potessero decidere di andare alle consultazioni al Quirinale divisi. Se vanno divisi non si controllano più. E allora lì cambiano un pochino di cose. È evidente che Salvini non può entrare in un governo di unità nazionale finché la Meloni non ci entra, perché questo vorrebbe dire regalargli un sacco di altri voti. E quindi se la Meloni, come pensiamo tutti, quella posizione la tiene, perché la Meloni può essere criticata per un sacco di cose, anzi secondo me deve essere criticata per un sacco di cose, ma non per la sua coerenza che ha tenuto dal 2018 ad adesso, perché non è mai entrata quando pure avrebbe anche potuto tentare di entrare, diciamo loro non entrano e quindi sono per le elezioni. Poi resta un altro fatto, immaginatelo, il Presidente della Repubblica che segna, allora, questi due per elezioni, i 5 Stelle che dicono Conte o elezioni, poi c'è il PD che dice Conte, e fino adesso ufficialmente dice Conte tutti insieme o elezioni, segna, e poi c'è Berlusconi che dice unità nazionale o elezioni. Poi lì, da quello che mi è stato spiegato, se uno segue la prassi costituzionale diventa un po' una roba matematica, no? Quanti hanno detto elezioni? Ci sono i numeri o non ci sono i numeri per fare una cosa invece di un'altra. Allora, però, quelli che sono fuori dicono, oddio, oddio, forse la situazione, tu nessuno vuole le elezioni, ma dato che è costretto a dirlo, la situazione, come diceva ieri Zingaretti, scivola verso le elezioni. Sono guerre che sono esplose in cui nessuno voleva farle. E di fronte alla paura del scivolare, ecco che accade di tutto. Renzi può tornare un amico, i centristi possono ricordarsi che sarebbe bello avere... Sì, adesso la Binetti mi faceva vedere Alessio che dice noi stiamo compatti col centrodestra, però sarebbe bello che il centrodestra appoggiasse il governo. L'auspicio è che una parte del centrodestra, il centro del centrodestra, si sposti e sostenga il governo in una fase di emergenza. Diciamo che, ci prepariamo a vedere cose, giusto Peter? Sì. Ecco. E gente anche. Senti Peter, prima di salutarti voglio dirti che sono d'accordo.